Buonasera, buonasera, 21 e un minuto, primo appuntamento estivo col calciomercato qui su Rete 8 Sport in pieno mondiale. Terminato da pochissimo il primo tempo di uno degli ottavi di finale, Belgio-Giappone, solo sullo 0-0 nel pomeriggio il Brasile ha prevalso sul Messico 2-0, le reti di Neymar e di Firmino. Buonasera Walter Nerone, che buonasera. È molto attento a quello che sta succedendo al Mondiale di Russia, anche perché c'è qualcosa da verificare poi sulle scommesse. No, 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 lasciamo perdere. Questo è un mondiale che va bene a chi ama le follie. Quindi andata, divertente. Sono andate tutte male le scommesse finora. Una debacle totale. Mi sono già arreso da un po'. Grazie a Gianluca Colombello, buonasera Gianluca. E naturalmente ritroviamo con estremo piacere Luigi Toppeta, docente, esperto di diritto sportivo dell'Università LUM di Bari. Buonasera. Allora, sono tante le notizie di oggi, soprattutto, anzi partirei da te, perché il Tribunale Federale Nazionale, no, sapete tutti, ha emesso la sua sentenza di primo grado, niente retrocessione per il Foggia, ma maxi penalizzazione di 15 punti da scontarsi nella prossimo campionato di Serie B. È stata una sentenza equa? Ma io dovrei leggere le motivazioni, Massimo, per poterti dire così. Certo è una sentenza che è pesante nell'esecuzione, perché meno 15 in Serie B diventa un problema grosso, sono tanti 15 punti. È una sentenza di primo grado, vediamo che cosa succederà anche nei gradi successivi. Immagino che i legali del Foggia avranno intenzione sicuramente di fare ricorso, quindi nei prossimi giorni ne sapremo di più. Tra l'altro farà ricorso anche l'Entella. Beh, sì, perché è interessata. Giustamente, perché certo. Interessata. Certo. C'è un duro comunicato sportivo, è stato proprio pubblicato dal sito del Club dell'Entella nel tardo pomeriggio di oggi. Dunque, immediato reclamo alla Corte Federale d'Appello da parte del Club Ligure, che scrive: la società non condivide in alcun modo tale pronuncia, ma prova anche rabbia e profondo rammarico, perché si è persa un'importante occasione per fare davvero pulizia nel calcio e restituire giustizia e certezza ad un movimento che ne ha assoluto bisogno. Gianluca. No, volevo chiedere a Gigi, che sa sicuramente meglio di me per queste questioni legali, volevo chiedere perché è stata inflitta una pena per il prossimo campionato, ecco, e non una pena per il campionato che è finito. E infatti l'Entella contesta proprio questo. Perché quello è un problema di principio, il principio dell'afflittività vige nell'ambito del diritto sportivo, lo sapete molto bene. Evidentemente loro hanno ritenuto. Se gli tolgono 15 punti quest'anno non producono danni. Ma per essere precisi in queste cose, scusate se lo dico, perché penso che sia l'unico modo per poter valutare effettivamente la questione, dovrebbe essere quella di leggere la sentenza, ovviamente. Io non ce l'ho. Aspettiamo le motivazioni. Quindi, no, non sono state, credo, le note ancora. No. Io non ho visto sul sito della FIGC, non ti so, può darsi pure di sì. Io personalmente però non ancora le leggo. Certo che avranno ritenuto sicuramente la questione non meritevole di penalizzazioni importanti nell'ambito dello scorso campionato di B, per delle ragioni che in questo momento, se me le chiedete, io tiro a indovinare, ma non è una cosa seria, insomma, dovremmo leggerle e fare una critica della sentenza. Che ho letto anch'io tutte, e molti hanno preso, penso 37 persone abbiano preso squalifiche e multe. Sono state inflitte 51 giornate di squalifica e 10 anni e 2 mesi di inibizione, oltre alle ammende. Sì, tra l'altro squalificato per 3 mesi De Zerbi, neoallenatore del Sassuolo. Queste sono sanzioni pesanti, sono in primo grado, perché comunque poi anche la magistratura sportiva a volte ci può anche stare un ribaltamento delle posizioni, ma anche se una parte delle irregolarità, se non sbaglio, risalivano alla Serie C all'anno prima, sì.
Sì, sì, ma... sì. E quindi, vabbè, quello e quindi questo può spiegare anche può spiegare anche cioè, può spiegare il perché non ci sono le penalizzazioni nello scorso campionato, anche cioè, se con 15 punti andava a fare i play-out, non, non retrocedeva neanche. Sì, adesso vado a memoria. E proprio su questo, insomma, punta l'attenzione Lentella, perché Lentella spiega nel comunicato stampa: l'impianto accusatorio è stato integralmente accolto, secondo quello che scrive la società ligure, così come ha accertato che il Foggia Calcio si è finanziato per 2 stagioni grazie a proventi derivanti da attività illecite, ma nonostante ciò la pena irrogata è stata la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nel campionato di Serie B, laddove nell'appena terminato torneo cadetto il Foggia Calcio ha sopravanzato la Virtus Entella di soli 14 punti. Ah, soli. Ne, esatto, soli. Chiaramente questo è il comunicato Lentella. Ne consegue che ove la sanzione fosse stata inflitta nel campionato 2017-2018, cioè quello testé consegnato agli archivi, in applicazione del principio di afflittività sancito dall'articolo 18 del codice di giustizia sportiva, il Foggia Calcio sarebbe retrocesso e la Virtus Entella avrebbe mantenuto il diritto, il titolo sportivo per la partecipazione al prossimo campionato. Che retrocedeva direttamente il Foggia con queste punte, secondo quanto così, scritto la Lentella, così per un punto sì. Lentella andava esatto, ai play-out, esatto, allora lì l'interesse è forte, quindi l'interesse è forte e Lentella andava ai play-out, sì. Quindi no, non è che non bisogna però non però, bisogna sì. ripassare per i play-out, sì, perché sì. sennò diventa difficilissimo farla la cosa, quindi gli danno i punti di penalizzazione. Comunque lo scarto a fine campionato tra Entella e Foggia era di 14 punti, il Foggia è stato penalizzato di 15, di qui no, è chiaro, giustamente, la faleva sì. proprio su questo Entella. A memoria pensavo che si salvasse per il rotto della cuffia. Cioè, però il problema è questo, i 15 punti, allora il range è un range tra virgolette discrezionale, no? Certo. La determinazione della pena è rimessa al giudice, sia nell'ordinamento statale che nell'ordinamento sportivo. Adesso Lentella dice giustamente, sono 15 punti, io con 15 salvavo. Punti mi salvavo. Però poi bisogna vedere se la quantificazione dei 15 punti è una quantificazione equa. Certo, certo. Perché, esatto. Perché domani magari potrebbe determinarsi una situazione diversa in grado di appello, dove il giudice ridetermina una pena magari in basso di sì. Certo. E quindi a quel punto l'afflittività o dalla parte o dall'altra diventa indifferente per Lentella. Lentella dice non mi è favorevole giustamente dal suo punto di vista perché con 15 punti io lo salvo, sì. Ma bisogna vedere se quei 15 punti sono poi una valutazione congrua, una valutazione equilibrata. Attenzione, e se sono tutti legati al campionato in B, se in parte sono per la C, quindi quella penalizzazione andrebbe a modificare l'equilibrio del campionato. Sì. Intanto Haraguchi ha portato in vantaggio il Giappone, non so se si pronuncia in questa maniera. Come? Haraguchi, sì, sì, sì. Giappone in vantaggio al 48esimo, terzo minuto della ripresa, direi sorprendente. Svezia Giappone mi sembra la finalissima più giusta. sarebbe clamoroso. Però dopo l'uscita in Costa Rica ormai c'è rimasto. Giappone non è una cattiva squadra. Io quando sono stato là con il Jeff United di Chiba, sono stato con quella squadra, tecnicamente sono fortissimi. Attenzione, lì ha gettato le basi di Zaccheroni. Sì, sì, ma io sono andato prima di Zaccheroni. prima di lui Zaccheroni. Ho visto, sono professionale al massimo. E tecnicamente sono molto molto preparati. Hanno una pecca, cioè a livello tattico e diciamo tra virgolette di cattiveria, di forbizia calcistica, non hanno molto, però certo. Piano piano ho visto attraverso queste partite del mondiale sono migliorati tantissimo. Anche Gianluca ha avuto anche un assaggio di Giappone tanti anni fa, perché aveva un compagno di squadra che era giapponese, no? Hidetoshi, Ide. Nagata. Hai ragione, sì, Nagata. Hai giocato con Nakata? Sì. Nakata o Nakata? Perché non si è mai capito. Nakata.
Come la pronuncia? Onakata o Nakata? Stessa cosa. Lui lo chiamava. Vabbè, insomma, Colonnello, caro Walter, ha giocato davvero con grandi campioni e contro grandi campioni. Infatti, se studi Zidane, da Ronaldo, dalla caduta dell'impero romano in giù, lo ritrovi quasi dappertutto. A proposito di caduta degli dèi, sono fuori Messi e Ronaldo? Vi fa specie? Se va fuori pure Hazard stasera, per quanto riguarda il Portogallo, ci poteva stare, perché a livello, cioè, ha dimostrato tra virgolette di non meritare, e poi Ronaldo non può risolvere tutte le partite. Il Portogallo era un uomo solo. Sì, non può fare tutto da solo. Certo. Anche la Spagna, l'Argentina. Sbaglio, il 2-0 Giappone. 0-2, sì, hai ragione. In 4 minuti 2 gol a Ragucci e Inui. 52esimo, dunque all'ottavo minuto. Hai una pronuncia giapponese? Non male, niente male, niente male, niente male. Dunque 2-0 per il Giappone. Che risultato, no? Che parziale. Davvero sorprendente, sì, insomma. Bisogna ancora giocare ancora. Io mi aspettavo non una goleata, ma una vittoria facile del Belgio. Anch'io, devo dire la verità. Però questo è il mondiale delle sorprese. Però molte volte, cioè, il Belgio sotto tutti i punti di vista è migliorato tantissimo, tecnicamente. Però dopo alla fine perdono. Sono d'accordo. Alla fine sono molto deludenti. Personalmente io ho puntato sull'Uruguay, tra l'altro un Torreira. È una squadra tosta. Sì. Torreira che sta giocando un grandissimo mondiale. Insomma, fino a due stagioni che fa. Stato acquistato dall'Arsenal, proveniente da Sampdoria, due stagioni or sono, caro Walter, era proprio a Pescara. È stato grande protagonista della vittoria del campionato del 2015-2016. Nel 2015, fase finale, playoff, 4 presenze, è stato fatto debuttare in realtà da Baroni all'ultima giornata a Varese, e poi chiaramente chi lo ha chi lo ha messo in evidenza come allenatore è stato prima Oddo e poi chi lo ha forgiato, chi gli ha fatto fare il salto di qualità, sicuramente Marco Giampaolo nella Sampdoria. Fu venduto per circa 2 milioni di euro dopo 4-5 presenze da protagonista in Serie B, poi giocatore. Playoff. Sì, giocatore. 2 milioni più l'intero cartellino di Fornasier e un corrispettivo, una percentuale in caso di rivendita sino a 1 milione. Quindi il Pescara prenderà 1 milione dalla cessione all'Arsenal. Quella è stata una delle clausole che ho meno capito. Sì. Perché se tu ci credi gli togli magari qualcosa nell'immediato, ma perché mettere un tetto? Sono d'accordo. Perché mettere un tetto? Assolutamente. Adesso poteva voler dire mettere in tasca 5 milioni, con un 30-40% come si usa sul plus valore. Certo, sì, certo. Potevi mettere in cassa un bel po' di soldi. Comunque grandi progressi da parte di questo ragazzo che era arrivato, sembrava potesse ricoprire più il ruolo di trequartista. Io ricordo una partita del campionato primavera a Milano contro il Milan, era ottobre, Oddo era allenatore della primavera, grande partita nel secondo tempo, entrò in corso d'opera Torreira da trequartista, giocò da solo praticamente, da solo saltando gli avversari, sa giocare a calcio, poi è stato messo a fare il regista, il vertice basso, e da lì insomma. Però io la prima volta che lo vidi, a primo impatto mi ricordo Pizzarro, sì, dell'Udinese. Sì. A primo impatto così ho detto no, è il fratello di Pizzarro. sì, no, ma poi insomma un ragazzo anche molto serio con la testa sulle spalle, perché poi è la testa che fa la differenza, evidentemente a certi livelli. Complimenti dunque a Lucas Torreira. Parliamo del Pescara subito, perché ci sono diversi contributi che vi dobbiamo mostrare. L'intervista a Oliveri, ex vicepresidente del Pescara, realizzata sabato, ma il nostro Enrico Giancarli oggi ha avvicinato Vincenzo Vivarini, che è in vacanza. Purtroppo per Vivarini un'esperienza infausta alla guida dell'Empoli, anche se fu destituito, ricordiamo, dall'incarico quando l'Empoli era solo i 2 punti dal secondo posto, era la 19ª giornata, dall'altro dopo l'1-1 con la Cremonese in trasferta. Nessuno credeva in Andreazzoli, diciamola tutta, invece Andreazzoli è stata la rivelazione secondo me di questo campionato, almeno nella seconda parte. Altro che, però io resto col dubbio che forse neanche l'Empoli ci credesse più di tanto. Sì. Lì c'è sotto quella sostituzione, che se cambi un allenatore perché sei insoddisfatto del rendimento quando è quarto in classifica e vuoi fare di più,
ha un senso quello che ha fatto il Palermo, no? Che sì. Prendi Stellone che i campionati li ha vinti, ha un senso se prendi un nome importante. Andrea Azzoli, onesto lavoratore del calcio, bravissimo quando si parla, potrebbe però, essere un salto però nel buio, fare quel cambio in quel momento del campionato voleva dire esporsi. Però bisogna essere sempre equilibrati nel giudizio, cioè si trova a due punti dalla seconda posizione, ci sono altri motivi. Se uno viene esonerato, però bisogna anche dire che a gennaio si sono rinforzati con 5 acquisti molto importanti. 5 acquisti serio? No, 5 acquisti hanno puntellato il centrocampo. Maietta, Gabriel, Brighi e centrocampo, che insomma ha giocato pochino in realtà, e soprattutto Rodriguez in attacco, che era l'attaccante di scorta dopo Caputo, alle spalle Caputo e Donnarumma, cioè Rodriguez che sarebbe stato titolare in tutte le altre posizioni. Donnarumma e Caputo stavano segnando e hanno continuato a segnare. Cioè, la classifica quella era. Va bene che secondo il mio punto di vista sarebbe andata allo stesso modo. No, diciamo così, con per me diciamo molto così. Probabile, c'è qualcos'altro. È fuori da ogni logica. È fuori da ogni cioè, logica. In un ambiente come l'Empoli, come Empoli sono è fuori da ogni logica. Però bisogna conoscere il retroscena che probabilmente noi non sappiamo. Vista così ad Empoli, c'è una piazza tranquilla. Stavi là e un po' diventa illogico. Allora, però, l'esonero è assolutamente immeritato perché poi l'Empoli con Vivarini in quel periodo era in ripresa, tra l'altro aveva pareggiato a Cremona che nel giorno di andata aveva fatto un grandissimo campionato. Però per quello che ha fatto Andrea Azzoli è stata una sorpresa, lo stesso tecnico dell'Empoli, insomma. Se vogliamo, non ha perso nemmeno una partita. Assolutamente, 23 risultati utili consecutivi, 21 nel giro di ritorno e le ultime due partite del straordinario, si incredibile. Straordinario, quindi insomma i complimenti a Andrea Azzoli, ci dispiace moltissimo per Vivarini, tra poco sentiremo un paio di due spezzoni di intervista, una sull'Empoli, sulla sua esperienza a Empoli, una sulla una valutazione dello stesso tecnico di Ari sul Pescara, ma parlando dei biancazzurri, insomma sembra fatta per tre operazioni, il ritorno di Memuscia di cui si parlava già da settimane e poi l'ingaggio di Scognamiglio, difensore esperto, classe 87 dal Cesena, e di Massimiliano Gatto, esterno d'attacco, classe 95. Tutti e tre i giocatori, la curiosità, sono assistiti dallo stesso agente. Oddio, Mario Giuffrè. Ma come mai? No, vabbè, però è una curiosità. Tipo no? Supermercato, prendi due e paghi tre o paghi tre. No, a dire il vero di Scognamiglio se ne parlava anche due anni fa, l'anno di Oddo, a gennaio 2016, ripeto, lo voleva portare a Pescara, militava nel Trapani, tra l'altro un grande otto campionato. Fece otto gol da difensore centrale. Difensore. Io l'ho incrociato a Pisa. Esatto, perché tu eri allenatore della primavera. Sì, no. Ah no? Quando ero in prima squadra, perché in primavera non ci sono passato, io ho firmato il giorno prima e il giorno dopo ero in prima subito squadra. Subito in prima squadra hai fatto le due partite di Coppa Italia. Sì, e quando sono andato il Pisa aveva acquistato Scognamiglio, Merkel e Wicani. Sì. E quindi venne e poi andò via. Certo. Fu acquistato e poi ceduto e andò al Novara. Sì, andò al Novara, secondo me è un buonissimo giocatore. Ultime due stagioni in realtà però non benissimo tra Novara e Cesena, però è chiaro che insomma una garanzia dal punto di vista Lo stesso proprio. Gatto. È lo stesso Gatto. Sì, era a Pisa. Ma questo è Gattino però. Gattino, sì. Perché Gattino? Sì, che Gattone ce lo ha lanciato. Perché Leonardo giocava. Gatto Grosso era giustamente quello. Il Gatto Grosso l'ho visto giocare parecchie volte. Questo qua è un bel giocatore. Sei cattivo, dai Walter. È un bel giocatore. Sono onesto. Comunque, bisogna valutarlo. So quello che me ne hanno detto. Certo. Io non ce l'ho presente come giocatore. Quindi un bel giocatore. No, ma anche io, devo essere sincero. Walter Luca Leone lo seguiva già ai tempi del lanciato. Però. Il piccolino. Era per la riunione delle famiglie. E comunque, insomma, queste sono tre operazioni che saranno ufficializzate, almeno da quello che ci costa, nei prossimi giorni, oltre ai vari Celiento, Macini, giocatore riscattato dalla Roma, e poi Celli, difensore centrale ex Andria, classe 97. Celiento lo conosciamo più o meno per la sua carriera, perché è cresciuto nel Napoli, ha giocato in Serie C nella Viterbese, nel Siena, insomma un giocatore che ha una certa esperienza della categoria, in Serie B però lo dobbiamo ancora verificare. Insomma, quindi
Ma noi l'abbiamo preso per la Serie B, però. Lo so, infatti, perciò ti sto dicendo. No, in perché no, però c'è una certa esperienza della categoria. Però, no, categoria L'altra. C, categoria C. Oppure, dell'altra categoria. Io pure, quando nel 95 arrivai al Pescara, ho vinto il campione col Castel di Sangro dalla C2 alla C1, sì, e giochi 32 partite, cioè, in Serie B. Beh, ma tu eri una speranza all'epoca. Più che una speranza. Insomma, sei un po' scettico. No. È che vuoi toccare con mano. È che ho smesso da qualche anno di credere che quelli, cioè, che a luglio si comprano tutti Messi e Ronaldo. Ah, beh, questo sì. No, ma devi sempre vedere. Cioè, bisogna sempre vedere. No, perché me ne dite uno che cambia squadra e qualcuno dice no, questo proprio non, cioè, se ne dice male. Si dice a luglio, a fine giugno, luglio e anche metà agosto. Si dice bene di tutti. Di tutti. Non però è ce buono uno. Perché c'è l'ottimismo. Certo. Sì, però l'ottimismo è il motore della vita, quindi sì, è sempre il sapore della vita, sono d'accordo, però io resto il parere che io sono per l'idea che gli acquisti a stock non è roba da calcio. Sì, però accadono. Accadono, per l'amor di Dio, qualche volta hanno una logica, diciamo, di tipo mercantile, anche proficua, però è sempre il discorso che ti piace questo e ti pigli pure quest'altro. E poi bisogna avere i rapporti con il fornitore. Allora, se uno, come dire, però mai giudicare, cioè, uno non può giudicare prima, dai. No, ma io infatti esprimo un'opinione sul tipo toccare di toccare con mano, insomma. Sì, vuoi toccare dire, se mi serve un mediano, perché vi ricordate la Serie A penultima? Sì. Ti serve un mediano e ti pigli pure un centravanti e un portiere. Ti serve un centravanti e ti pigli pure un mezzo. Vi ricordate quando ne arrivarono con questo meccanismo? Però non è sempre così. Tre di un direttore, tre di un procuratore, arrivavano a blocchi. Questo sì. E sono ripartiti a blocchi. Però non sempre è così, dici. No, per l'amor di Dio, mica dico che è sempre così. Io diffido però delle operazioni a pacchetto. Diciamo così, vediamoli prima all'opera, prima di esprimere i giudizi. Fatto sta che, insomma, sono operazioni che sono state praticamente concluse, bisogna solo aspettare i rispettivi annunci di Memusciai. Vabbè, insomma, Memusciai. Una buona speranza. Beh, è inutile neanche, voglio dire, è un giocatore di assoluta garanzia, no? Sotto tutti i punti di vista. C'è un elemento, come dire, singolare e anche interessante in queste prime operazioni di mercato. Invece dei soliti ragazzini, diciamo, di primavera o quasi, si parla di giocatori abbastanza navigati. Ecco. Sì. Questa è secondo me la singolarità più importante. Poi, al netto di quello che dicevo prima sul tipo di operazione, ci può stare tutto. E questa cosa è un'altra cosa che mi, diciamo così, mi colpisce, è che siamo stati a parlare fino a ieri il Pescara chissà se si iscrive al campionato, chissà qua, chissà là, quindi tutti si aspettavano 8 uscite, 10 uscite prima di vedere arrivare un ragazzino, e invece per adesso ne è uscito uno solo, vero? Sì. E sono stanno arrivando nomi. È una situazione. Nomi di una certa esperienza. Tra l'altro, i due obiettivi, Luigi, abbiamo parlato spesso in questi giorni con Luca Leone di S del Pescara, ex tra l'altro Lanciano. I due obiettivi veri sono Melchiorri e Tutino. Melchiorri è difficile la pista, lo diciamo da subito, non solo perché è ancora legato un altro anno di contratto al Cagliari e Giulini chiede 1 milione di euro per la cessione del cartellino, ma anche per l'ingaggio, che è piuttosto elevato, circa 700.000 euro per un'altra stagione sino al 30 giugno 2019. Tutino, lo abbiamo visto all'opera col Cosenza, contributo direi rilevante in chiave promozione, tra l'altro autore di un gioiello nella finalissima con il Siena dello scorso 16 giugno all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Attenzione, perché qui il Cosenza ha rilanciato, è di proprietà del Napoli. Come vedi queste due? Beh, Melchiorri è un giocatore collaudato, sarebbe un cavallo di ritorno. Un giocatore serio, un ragazzo serio, una persona quindi che potrebbe rifar bene a Pescara, perché no? Tutino io l'ho visto nella finale con il Siena,
L'ho visto molto bene, sì, determinante, insieme a un abruzzese, insieme a Dorazio. Certo, bravo. Dorazio è stato bravissimo. Ex Teramo. Ho visto che ha grandi mezzi, sì, fisici e tecnici. Meriterebbe forse anche qualche palcoscenico più importante, Dorazio. È vero, Tommaso Dorazio tra l'altro si è rilanciato proprio a Cosenza, un classe 91. La sua esperienza a Teramo non è stata granché. Anche lui è cresciuto, tra l'altro, nel Pescara quando era, sì, giovanissimo. Sì, ma cioè sono... un ragazzo insomma, sì, nostro. Ha fatto molto bene ad Ancona, per esempio. Fatto molto, dipende, sì, dipende anche dall'ambiente. È chiaro. Sì. Cosenza era, penso, dal 2003, sì, aveva abbandonato la Serie B, quindi 15 anni tra fallimenti e altre situazioni pesanti. C'era un entusiasmo, ho visto la semifinale, sì, 20.000 spettatori e una, io ho giocato tante volte contro il Cosenza, una piazza in B come Cosenza e... È tanta roba. E Tutino, secondo me, è veramente un bel sì, giocatore. Sì, sì, non sì, so sì, se riesca a lasciare Cosenza, perché quando vinci un campionato sei amato dalla gente, dalla società, però è veramente un bel giocatore. Tecnicamente bravo, sì, rapido, veloce. Molto rapido, intelligente, sì, anche combattivo da un punto di vista della grinta, non ha paura. Ma hanno vinto il campionato per questo. Sì, sono stati. Il Siena era partito molto bene. Sì, però la finale, il Siena mancavano 5 giocatori. Sì, è vero, 5 giocatori. Però come vedi, come il calcio, vince la squadra che sì, non. Sì. Era quinta sostanzialmente, sì, 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 una cosa, poi riuscire. Attenzione, che Braglia ha fatto un lavoro straordinario, sì, secondo me. E ha meritato la conferma. Esatto, quando ha preso la squadra, tra l'altro credo che fosse stato esonerato all'inizio proprio Fontana, no, qualcosa, sì, del genere, se non vado errato. Gaetano Fontana, sì. Ex giocatore dell'Ascoli, gran piede sinistro. Dopo le prime 5 partite, penso sia arrivato Braglia. È arrivato Braglia, situazione molto delicata, nei bassi fondi della classifica, è riuscita a risalire la china alla squadra, insomma, quinto posto a termine della stagione regolare, tanto orgoglio, tanta determinazione, insomma ha fatto fuori sodalizi e squadre importanti. Che erano partite per vincere il campionato, per esempio il Trapani, mi viene da ricordare una delle squadre Catania. Battute, il Catania. Insomma, come strano poi il calcio, no? Braglia che ha fatto benissimo da calciatore a Catanzaro, sì, si trova a vincere il campionato a Cosenza, dove c'è una rivalità pazzesca con Catanzaro. Il calcio è anche questo. Sì, sì. Tra l'altro è il quarto campionato di C1 vinto da Piero Braglia, che arriva sempre, non c'è dubbio alcuno. Lo scorso anno si è un po' incartato ad Alessandria con oltre 10 punti di vantaggio a febbraio, insomma, sì, ha praticamente vinto quel torneo, poi fu sostituito nella parte finale proprio da Pillon, che arrivò in finale. In finale fu sconfitta l'Alessandria dal Parma di Roberto D'Aversa. Caro Walter, prima di sentire Antonio Oliveri, oggi è stata lanciata la nuova campagna abbonamenti, rincari più o meno del 10% in tutti i settori. Qual è il tuo pensiero in merito? L'inflazione che lo... lanciata la campagna abbonamenti? Sì, è stata lanciata, nel senso, perché non va bene, ho detto male? No, perché... perché le modalità con le quali è stata lanciata mi danno l'idea di un'operazione... Sei rimasto un po' perplesso anche tu? Per la prima volta non è stata fatta una conferenza stampa? Viviamo nell'epoca del marketing, dei social, che qualcosa venga fatta anche sui social mi convince e credo rientri nella norma. Che lanciare una campagna abbonamenti venga fatto solo sui social mi suscita più di una perplessità. Adesso, al netto dell'aumento del 10%, che dal punto di vista delle statistiche economiche non ha ragion d'essere, neanche sommando l'inflazione degli ultimi 5 anni si arriva a 10 punti, e sicuramente i risultati sportivi ultimi non è che ti fanno dire che la rivalutazione ha un fondamento diciamo sportivo. Dopodiché la società decide i prezzi, il cliente, ovvero tifoso, decide se gli va bene e acquista. Mi lascia però perplesso perché? Perché questa è una, diciamo, è un'operazione che mira a garantire un plafond di supporto, diciamo così, di sportivo ma anche economico.
E l'abbonato medio non è esattamente l'utente medio dei social. Cioè l'abbonato medio allo stadio, secondo me, è un quarantenne e forse più. E quindi il mercato di riferimento per un pezzo di curva ci sto che il social è, è funzionale, ma per il resto, cioè tu, per il resto, tu dici questo non fa che acuire il distacco. Ma te l'immagini tu oggi in quante fabbriche, in quanti uffici la gente starà lì, vediamo se hanno fatto la diretta Facebook degli abbonamenti. Cioè il tifoso medio abbonato che vediamo, incontriamo allo stadio, è più facile che domani mattina vada all'edicola a vedere le solite tabelline che i colleghi dei giornali che hanno aspettato. Ho capito, ma la campagna abbonamenti, ma sai Walter, normalmente si fa anche con un minimo di con un minimo di colore, folklore. Certo, io sono d'accordo con te, ma penso che questo, diciamo, l'avvento dei social, ma soprattutto alla prova dei fatti, la resa dei social è una resa importante, perché con i social sono riusciti a governare un paese. Quindi c'è questo, sono riusciti a far passare un messaggio politico che governa il paese. Non gli hanno fatto comprare niente, hanno chiesto il voto, ma non gli hanno fatto pagare niente. Sì, sono d'accordo con te. E questo ne fa una differenziazione. Non ci voleva il bancomat per andare all'urna. Questa ne fa una differenziazione ideologica importante, però la tentazione di vediamo come finisce andando anche sui social, probabilmente è una tentazione che hanno voluto, alla quale non hanno voluto resistere, e probabilmente hanno fatto in parte anche bene. Io sono d'accordo con te, io sono per fare tutte e due, cioè per presentare la campagna abbonamenti come si faceva tradizionalmente, cioè, una bella conferenza una stampa, comunicazione diretta, cose, cioè, e insieme quello che dici, cioè, come supporto anche il mezzo tecnologico, potersi faranno qualcosa te, però quello che dice mi convince molto, e però osservo che il segreto vincente in politica, Salvini è un protagonista sui social, ma non c'è mattina che non lo vedi in televisione, in un mercato, in un comizio, in una piazza. Abbina le cose. Certo. Però ha funzionato la sinergia allargando. No, perché lui ha fatto un riferimento. No, i social, ma i social. Prima della pubblicità non ci vedi nulla di strano in questa scelta? No, ognuno sceglie come meglio crede, però per quanto riguarda i social muovono tutto. Certo. Muovono tutto, muovono giudizi, muovono popoli e muovono la vita delle persone, perché è così, è una realtà e bisogna adeguarsi. Però c'è anche una fascia d'età a cui assolutamente sono d'accordo, però non so se è perché, poco abituato perché non, io non ho seguito il tutto, ora ho appreso da questa informazione, però diciamo che per il cinquantenne, sessantenne era pure complicato andare a vedere i prezzi. Sono d'accordo. Allora, tra l'altro, prima della pubblicità abbiamo parlato troppo presto, ha pareggiato il Belgio, ha fatto due gol in 5 minuti, un po' il lasso di tempo che era passato tra il primo e il secondo gol del Giappone, Vertonghen e Fellaini, quindi Fellaini. Qualcuno dice anche Fellaini, non lo so. E siamo a 10 minuti dalla fine. Ho sbagliato la pronuncia adesso. Va bene, allora ci fermiamo per pochi istanti. Linea Danilo Cinquino, poi sentiremo Oliveri, l'ex vicepresidente del Pescara. Tra l'altro vorrei ricordarlo, sabato c'è stata una bella iniziativa che è stata organizzata per ricordare Bubù ed Edoardo Orsini, due tifosi. Uno, Marco Bubù, conoscono tutti, insomma, capo tifoso della Curva Nord, scomparso nel 2006. Edoardo Orsini, purtroppo anche amico del sottoscritto, scomparso prematuramente un anno fa, anche in favore del progetto Noemi allo stadio Valle Anzuca di Francavilla. Il Pescara 2002-2003 erano praticamente presenti quasi tutti, mancava Calaiò e qualche altro, quel Pescara che vinse il campionato di C1 con Ivo Iaconi allenatore. Ebbene, questo Pescara sabato scorso abbiamo rivisto all'opera gente come Palladini e Giampaolo secondo me con qualche chilo in meno potrebbe ancora giocare in Serie B, perché ha fatto due gol strepitosi contro una selezione di tifosi della Curva Nord. Tra pochissimo, dopo la pubblicità.
Eccoci qui, allora 21:36, stavamo parlando delle caratteristiche naturalmente di Tutino, a cui è molto interessato Walter Nerone. Su Tutino però nessuna perplessità, perché l'hai vista all'opera, mi pare che ti piaccia. Io nego decisamente di averlo visto all'opera, tranne qualche filmato. Vabbè, della partita di qua. Qualche partita. Conosco un dato, 27 sì. partite, 7 gol. Sì, è più 4 nei playoff, 11. Ho capito, 27-7 la proporzione rimane. Ho capito, però allora, dai, ma è allora, giovane. No, ma è un ragazzo di 22 anni, perciò. Può essere l'alba, diciamo lo sbocciare di un fiore. Attenzione, stiamo facendo i conti senza l'oste, perché il Cosenza ha rilanciato, quindi trattativa difficile. Sì, ma voglio dire, alla molto fine, difficile. Alla fine vedremo come va a finire, però ecco. 27 partite, 7 gol. Okay. Walter, se non tocca, è così. È così. Allora, ascoltiamo Antonio Oliveri, un'intervista interessante. Sentiamo. Antonio, piacere rivederti. Questo è il Pescara che ti è rimasto nel cuore. Questo è Pescara che mi ha fatto più divertire. Sì. Pescara che scendeva in campo e vinceva, non aveva rivali, e era un Pescara fatto di giocatori che avevano voglia, fame di arrivare, e si sono dimostrati a distanza di 16-17 anni anche dei veri uomini, quindi già il fatto che si ritrovano dopo tanto tempo e si abbracciano come se fosse l'inizio di quel campionato è molto importante. Ne approfitto per chiederti se c'è un aneddoto di quella stagione che ricordi con maggior piacere, maggior affetto. Magari è semplice dire la doppia finale col Martina, ma forse la semifinale ancora di più. No, sembrerà strano, la partita più importante è stata la sconfitta che abbiamo subito in casa con l'Avellino. Quando sembrava tutto perso, era in bilico anche l'allenatore in quella giornata. Questa è una rivelazione a distanza di anni, non so se è uscita fuori all'epoca. No, vabbè, chi stava all'interno dello spogliatoio lo sapeva. Era in bilico l'allenatore, io invece quel pomeriggio dissi lì vinceremo tutti da qui alla fine e andremo in Serie B. La squadra capì subito che aveva i mezzi e le condizioni per poterlo fare, e così si è verificato. È stato forse il momento più difficile, ma anche il più bello, perché all'interno dello spogliatoio, dopo quella sconfitta, si ritrovò ancora più unione. Diciamo che si ricreò lo spirito vincente dopo quella sconfitta, no? Paradossalmente. Sì, si riunirono le forze di tutti i sacrifici che avevano fatto loro e che stavamo facendo noi, quindi si ritrovò una compattezza all'interno dell'ambiente, con la consapevolezza che eravamo una squadra forte, questo bisogna riconoscerlo ai ragazzi. Senti, mi dai un giudizio sulla stagione deludente sicuramente vissuta quest'anno? Dall'esterno si vedeva una non unità di intenti e di modo di voler lavorare e di voler portare avanti la stagione. Secondo me l'equivoco iniziale ha compromesso la stagione, poi mettici pure che magari qualche giocatore non ha reso per quelle che erano le aspettative e poi ti si complica tutto, ma insomma, nel calcio succedono queste cose, non bisogna scandalizzarsi. E il problema del non avere un'unità di intenti all'inizio già ti complica la vita, con un 30% di difficoltà in più rispetto alle altre squadre. È stato un fattore scatenante. È stato un fattore scatenante e ti fa ricominciare un campionato già in salita. E quindi, cioè, fare programmi forse meno ambiziosi ma condivisi, questo è non consiglio, insomma, un mio giudizio più che altro. Quanto manca il calcio a Oliveri, ma direi quanto manca il Pescara a Oliveri? Ciao. Così, proprio, telegrafico. Manca. Tanto poco? Manca il giusto, perché 13-14 anni non si dimenticano, non si scordano. È un pezzo della mia vita vissuto bene, con grandi entusiasmi, anche grandi sofferenze, e le grandi cose mancano. Le grandi cose mancano, ha concluso così Antonio Oliveri. Io ho percepito un pizzico di emozione in quella risposta. Forse più di un pizzico. Ma io credo che l'uscita di scena tuttora lui... Allora c'era un discorso di famiglia, c'erano ragionamenti altri e importanti che li hanno convinti a passare la mano.
però io credo che Oliveri, diciamo, in realtà non l'ha mai sentita come chiusa quella esperienza. Poi questo non significa che sicuramente tornerà, ma già il fatto che ogni volta che se ne parla comunque non esclude mai nulla. È un'altra cosa significativa, dove sta? Che non l'abbiamo mai visto impegnato seriamente in operazioni di altro tipo. Sì, è vero. Cioè, secondo me c'è un legame molto sul filo dei sentimenti, molto sì, è vero, di passione vera, per cui se dovesse rientrare, secondo me, rientrerebbe solo a Pescara, certo, rientrerebbe un po' come fu allora. Sì, sì. Lo so, come dire, società dispari vanno bene, basta che sono meno di tre. Quindi io... Però insomma mi pare una intervista comunque molto significativa. Gianluca, sì. E Luigi, così un vostro, sì, io giudizio. Io ho avuto sia il presidente Cibiglia sia Antonio. C'era e c'è sempre affetto, rispetto, abbiamo avuto e abbiamo un bel rapporto, c'è stata sempre stima reciproca e l'ho visto molto, molto emozionato. Gli ho fatto alcune delle domande, però quando gli parli del Pescara c'ha tipo un'energia. Sì. Quando uno vuole tornare in campo, vuole tornare in campo, ed è bello perché lo dimostra, no, fa poche interviste, io bene o male le seguo e ogni volta esprime secondo me dei concetti molto importanti e li esprime sempre con affetto. Sì, assolutamente, sempre con rispetto, sì, devo con dire, rispetto, no? Anche quando ha parlato della stagione appena trascorsa, sì, non c'è stata unità di intenti, ha detto, è stato molto equilibrato, forse quando si parla di programmi anche meno ambiziosi ma più condivisi, no? Questo è un consiglio che mi sento di dare, no? Luigi? Sì, io ho percepito anch'io questo rapporto molto profondo con Pescara, certo, e col Pescara da parte del presidente Oliveri. È evidente che se capita l'occasione tornerebbe, lo si capisce, questo desiderio c'è, questa voglia c'è, e anche questo stile di educazione anche, di non entrare in una polemica inutile, ma di voler bene al Pescara anche da fuori. Sì, sì, anche perché insomma poi mi aveva salutato quando gli ho fatto l'intervista, vabbè, ciao. È stato simpatico comunque, vabbè, è uscito davvero l'uomo Oliveri in questa intervista, ma anche in tante altre che abbiamo fatto. Allora direi di ascoltare Vivarini, se siete d'accordo. Intanto partiamo dalla sua esperienza alla guida dell'Empoli, terminata, lo ricordiamo, alla 19ª giornata, dopo, ed è paradossale, il pareggio ottenuto dall'Empoli sul campo della Cremonese, era credo il 16 di dicembre, insomma prima di Natale, poi l'avvento di Andrea Zoli che ha inanellato 23 risultati utili consecutivi. Più o meno, mentre sì, un allenatore del Pescara faceva una famosa conferenza stampa. Più o meno, sì, no, il 16, sì, è vero, hai ragione, Zeman, la famosa conferenza stampa pre-Novara. Ne potevano saltare due. Allora, andiamo ad ascoltare dunque Vivarini in questa prima intervista, poi naturalmente torneremo in studio per commentarla. Enrico Giancarli. L'allenatore deve essere bravo a dare un'anima alla squadra e questo l'Empoli ce l'aveva in modo molto molto spiccato quest'anno, a creare il gruppo, a gestire uno spogliatoio, sono state tutte cose che sono state fatte veramente con grande attenzione, con grande scrupolo da parte mia, con grande dedizione, e penso che i risultati insomma si siano visti, questa è la cosa che più conta, quindi dobbiamo essere molto contenti di come è andata, diciamo, l'annata. L'esonero purtroppo in questi momenti qua, il calcio lo devi mettere in conto, se andiamo a vedere poche le squadre che sono rimaste con l'allenatore dall'inizio alla fine. I motivi sono tanti, è chiaro che io sono uno che chiaramente mi impongo, le mie idee sono le mie idee, bisogna un attimino cercare di portare avanti quello che pensi, chiaramente certe volte va bene, certe volte va male, però da parte mia l'importante è che la mia coscienza sia a posto, poi chiaramente le scelte vengono fatte e bisogna accettare in questo calcio le cose che avvengono, insomma. Ma ti ha sorpreso quest'Empoli
così che ha camminato? Ma no, così no, ma assolutamente. Noi diciamo che quando parti con una squadra che è rinnovata per 20-25esimi della rosa, perché non è che eravamo Frosinone, diciamo Palermo, che sono rimasti in linea di massima le stesse squadre da diverso tempo, quella è stata una squadra rivoluzionata totalmente. Normale, all'inizio qualche problema l'abbiamo avuto, ma quando sono andato via io avevamo risolto quasi tutto, perché se vai a vedere, io ho le ultime 5 partite che ho fatto, praticamente erano 5 partite che non si perdeva, che diciamo si era risolto gran parte dei problemi, e quindi era il momento di venire fuori, come d'altronde era successo a Teramo. All'inizio avevamo sofferto un po', una squadra che lavora tanto, che deve assimilare certi concetti, poi nel momento in cui si riesce poi si ha la possibilità. A Teramo facemmo 24 risultati utili consecutivi, a Empoli ne hanno fatto 25, peccato che non c'ero io. Beh, senza dubbio ottimo allenatore Vincenzo Vivarini, è un gran signore, perché non è, diciamo, sceso in campo per fare la polemica, non ha fatto polemica in questa intervista. Sappiamo quello che è successo, perché a fine campionato Corsi, dopo la promozione, lo disse apertis verbis, proprio a fine partita, all'ultima gara, disse che insomma a lui non piaceva il sistema di gioco che adottava Vivarini, il 3-5-2, voleva che la squadra giocasse col 4-3-1-2 come poi ha fatto con Andreazzoli, e soprattutto Zajc. Ricordo la dichiarazione su Zajc, lo sloveno che giocava poco con Vivarini, e Corsi disse: un giocatore del genere farebbe il titolare anche in Serie A. A voi la parola. E adesso dove sta Zajc? Zajc non so se è rimasto ad Empoli, questo non lo so. Ma no, che presidenza sembra ragione, visto che paga lui lo stipendio, forse glielo pagherà, stavamo dicendo, forse glielo pagherà anche l'anno prossimo. Però l'esonero è stato ingiusto, assolutamente. No, ma voglio dire, se tu vuoi fare il presidente e decidere anche il modulo di gioco, piuttosto che sprecare soldi con un allenatore, diciamo, di decoroso prestigio, prendi uno di questi ragazzini, lo manda a fare il corso, lo metti là e te lo gestisci come vuoi tu. O prendi un anziano pensionato munito di tesserina FIGC e te lo gestisci tu. Ma... Diciamo così, Gianluca e Luigi, è partita male l'avventura di Vivarini ab inizio, cioè, perché se i presupposti erano quelli, evidentemente già qualcosa non funzionava, pronti via, no? No, ma... è difficile anche giudicare, perché Mihajlovic firma il contratto e dopo 9 giorni viene esonerato. Certo. E Pioli a Palermo viene esonerato l'estate, firma e viene esonerato. Il calcio è... Di che avevano parlato per firmare il contratto? No, c'era un altro presidente, un'altra società, là ci sono i consigli. Mihajlovic. No, per quanto riguarda. Sì, però vedendo come va il calcio oggi, devi essere bravo e fortunato sotto tutti i punti di vista. Perché io ho giocato circa 20 anni, ho cominciato ad allenare 5-6 anni e mi sono trovato in tante situazioni. Vabbè, che uno devi scendere a compromessi che decide la società, certo. Però molte volte tante cose non hanno senso, perché ci sono, tra virgolette, allenatori come Vivarini, che era a 2 punti dalla... Perfetto. Che era a 2 punti dal secondo posto. O dal primo, l'obiettivo penso dell'Empoli era salire, tornare in Serie A oppure attraverso i playoff. Penso che bene o male siano stati questi gli obiettivi. Però molte volte il calcio è talmente strano, perché ti trovi allenatori che retrocedono dalla B alla C e si trovano in grosse squadre, altri allenatori arrivano all'ultimo posto in classifica, continuano a perdere 5, a prendere 4, 5, 6 gol a partita, facendo male 1, 2, 3 anni. Poi hanno sempre contratti, quindi la possibilità. Quindi quando non c'è più meritocrazia, meritocrazia non c'è niente, però io sono sempre del parere, devi essere anche fortunato nello scegliere la situazione giusta. Mi rivolgo a Luigi, la scelta giusta anche quella di Vivarini, perché Empoli è da sempre una piazza che fa crescere gli allenatori, pensiamo a Sarri, lo stesso Spalletti. Gianpaolo,
Spalletti, no? Giampaolo, sì, che veniva dalla Cremonese, consigliato da Sarri sia a Corsi, però Giampaolo aveva già una sua storia. Tutto questo è strano, effettivamente. Assolutamente, no? Strano, assolutamente sì, quello che dici. Mi veniva in mente, ascoltando Gianluca con attenzione, che la vecchia regola che il campo è il giudice supremo non vale più, perché vale più. Evidentemente ci sono altre variabili, dinamiche, altri, cioè, percorsi, sì, che sono diversi da quelli del campo, che secondo me fanno male al calcio, perché come tutti gli sport quello che conta è quello che fai, certo, sul campo e durante la gara e durante tutti i campioni, tutto l'arco del campionato, cosa dai ai ragazzi per quanto riguarda gli allenatori, cosa dai all'ambiente, cosa riesci a trasmettere, insomma un ruolo delicato quello dell'allenatore, ma non solo, anche i giocatori soffrono di queste regole che, certo, sono regole strane. Poi se si conosce bene l'ambiente magari ti dai anche delle spiegazioni e le risposte ce le hai. È difficile poi esternarle pubblicamente perché magari possono essere. Il comunico che il Belgio vince 3-2. Ah, adesso è andato in vantaggio. 94esimo è finita praticamente la partita. Mamma mia, che rimonto! 94esimo, attendiamo il marcatore. Tu già ce l'hai forse, che sei in contatto? Io la sto a guardare. No, pensavo che avessi già un filo diretto. Però, come ho detto prima all'inizio, i giapponesi sono bravi tecnicamente, però. Difetto in altro. È vero. Chadli? Si pronuncia così? Chadli. Hanno fatto gran paura al Belgio, però poi il Belgio è riuscito a vincere. Quindi il Belgio è riuscito praticamente a vincere, anche se si continua a giocare. 94-32 nel corso di questa partita. Siamo oltre il 90esimo, dunque siamo al quinto minuto di recupero. Circa 30 secondi fa il gol del Belgio, che ha ribaltato la situazione, 0-2 a 3-2 grazie ai gol di Vertonghen, Fellaini e Chadli, dunque 3-2 Belgio possibile avversaria del Brasile a questo punto. Sì. Perché non ci vorrei sarà dire Brasile, una Belgio ai cattiveria, quarti. Ma il cambio di marcia del Belgio, esce Mertens, entra Fellaini. Tu adesso, senza vedere la partita, subito dai una valutazione. No, no, sto guardando, il cambio di mano. Ho capito, solo la tabella. Walter tabella. Walter tabella, è così. È una presa d'aria. Una 65 sul 2-0. Certo. Esce Mertens, entra Fellaini, è cambiata la partita. Esce Carrasco che è ottimo giocatore, entra Chadli. Carrasco ex Monaco, sì. Hanno segnato due gol. Entra Chadli, cioè, bravo l'allenatore. Fellaini e Chadli hanno fatto gol. Quello sto a dire, bravo l'allenatore, quindi, nei cambi. Allora, di che stiamo a parlare? Hai ragione. Beh, insomma, è stato bravo l'allenatore sicuramente. Vediamo un po', finale. Belgio batte Giappone 3-2, dunque uno dei quarti sarà Brasile-Belgio. Questo è un partitone, sulla carta. Sulla carta è un partitone. Strada spianata per la Svezia. Fare un pronostico su Brasile, è vero. Sono d'accordo. Strada spianata per la Svezia verso la finale. Certo che Nainggolan non sia stato convocato, fa anche specie. No, oddio. A guardare fino adesso sì, però tenevi fuori Hazard o l'altro Witzel, come si chiama? Certo, questo è anche vero. Quello dava fare. Però molte volte le convocazioni vengono fatte si è giocato attraverso le prestazioni. Nengolan ha giocato, non lo so. Ci sono altre motivazioni, abbiamo parlato altre volte. Assolutamente. Ma sul gruppo, sulla gestione dei social. Allora facciamo così, seconda parte dell'intervista a Vivarini, circa un minuto e mezzo, due, sempre Enrico Giancarli, domande sul campionato della Pescara, sentiamo. Vincenzo, la più grande realtà calcistica d'Abruzzo è il Pescara, ultimamente hai mai avuto contatti con il presidente Sebastiani? Il presidente, diciamo, ci siamo penso sentiti proprio la partita contro l'Empoli, dove facemmo una grande partita, però non ho avuto modo di sentirlo. Dispiaciuto che non sei proprio empatico? Ma no, non è vero, io penso che da parte loro ci sia stima, come c'è stima da parte mia nei confronti della Pescara Calcio, perché per me è la mia famiglia. Sono nato a Pescara, sia da giocatore
sia da allenatore, insomma devo tantissimo, tantissimo a Pescara Calcio, è il mio cuore, io tiferò sempre, diciamo, Pescara, perché comunque standoci 4 anni da giocatore, altri 4 anni da collaboratore tecnico, insomma, quindi ho fatto parecchi anni qua a Pescara. Penso che la stima c'è, però voglio dire, poi le condizioni, non lo so, dipende dai momenti, dalle situazioni. Chiaramente non è carino e corretto fare le carte in casa degli altri, anche se parliamo del Pescara, però su un giocatore solo ti vorrei chiedere una tua opinione, il ritorno di Capitan Memuscia in biancazzurro. È un giocatore che secondo me è un giocatore importantissimo, un giocatore che smuove gli equilibri, che dà personalità alla squadra, dà qualità tecniche, un giocatore dinamico, e secondo me è un ottimo acquisto. Così dunque Ghiarini, più che sull'andamento del campionato del Pescara, sui rapporti con il presidente Sebastiani, su possibilità che forse non ci sono state in passato di essere accostato alla panchina biancazzurra, almeno da quello che abbiamo potuto capire, e soprattutto su Memuscia, si è espresso molto bene Vivarini, un giocatore di personalità, un giocatore di carattere, giocatore dinamico, insomma il giocatore giusto per il prossimo campionato biancazzurro, ha detto Vincenzo. Beh, oddio, questo non lo so, bisogna vedere poi Pillon come intende impiegarlo. Magari, attenzione, magari... Pillon l'ho avuto già a Carpi, quindi è agevolato. Qualche settimana. 2013-2014. Qualche settimana, se non sbaglio. Beh, qualche settimana, fu esonerato Vecchi, credo era il mese di, fosse il mese, sì, di, sì, gennaio. No, adesso senza voler, non è perché non voglio puntualizzare polemicamente. Ah, qualche settimana, in che senso? Ti risulta? Se... No. No, nel senso lo conosce bene. Sì, ma voglio dire, devi vedere pure che squadra fai, no? Certo. Memusciai. Vabbè, ma Memusciai è titolare a Pescara, che poi non è che no, può fare la riserva di personalità di giocatore. Cioè. È un leader in campo, non si discute, non si discute, voglio dire, però dipende. Higuaín a Napoli era un leader, a Torino fa il turnover. Certo. Poco, o no? Però. Però. Lo fa, lo fa. E sta pure zitto. il concetto è quello. Io adesso non so che disegno, certo, di squadra ha in mente Pillon, non so neanche, sì, se Sebastian ne tiene conto più di quanto ne ha tenuto conto l'anno scorso del disegno dell'allenatore. Però è vero che prendi Memusciai, evidentemente ci vuoi costruire qualcosa intorno, se no come pigli a fare il, certo, CDB Memusciai. Poi c'è anche il punto interrogativo Brugman, sembra che non siano arrivate ancora offerte concrete, è il pezzo pregiato del mercato biancazzurro, staremo naturalmente a, certo, vedere. Palazzi è tornato rimane. Zampano dall'Udinese, che non l'ha riscattato. Macin riscattato, certo. Memusciai torna, Proietti non c'è la punta, è però guarito, Pettinari Brugman è rischia di rimanere, ma pare un po' affollato là in mezzo. Beh, vabbè, insomma, ci sono anche, voglio dire, di solito si prendono 2 giocatori per ruolo. Ah sì, se devi fare la Champions, cioè, sì. No, quale Champions? Scusa, perché è così Gianluca, di solito è sempre, sì, così. Sempre così. Beh, proprio vuole fare il polemico questa sera. No, non è polemico. Walter. Ti risulti che io faccio polemico? No, per carità, è solo un'impressione. Sì, positivo. Il bastian contrario, ha ragione, perché no, è bello così. Allora, a parte... Il nostro scarpe. Allora, a parte il discorso della Pescara, volevo chiedere se avevate notizie circa Candeloro Ascoli, lo chiedo a te Luigi, visto che sono Candeloro, no, imprenditore frentano. Ho notizie dalla stampa, quello che leggo. Non pare so che altro. Non ci siano novità in merito, anzi sembra che ci sia stato uno scatto in avanti del gruppo Bricofer nelle ultime ore, però è tutto da verificare, perché insomma. Sì, sono notizie di stampa, però bisognerebbe conoscere bene la situazione. Certo è che Candeloro, insomma, è un imprenditore ambizioso, questo è poco, sì, sicuro. Lui è un imprenditore che, a cui piace il calcio, vuole fare calcio, vuole farlo anche a altissimi livelli, a alti livelli.
speriamo per la piazza, che possa farlo. Ma il Francavilla l'ha già venduto? No, il Francavilla comunque farà un campionato. Io ho parlato direttamente proprio col presidente Candeloro qualche giorno fa. Sarà fatta una campagna acquisti, insomma, importante. Del resto lo si vede già da qualche conferma che c'è stata, Palumbo e qualche altro giocatore, qualche altro innesto ci sarà. Insomma, sarà una squadra competitiva per il prossimo campionato di Serie D, anche se dovesse rilevare la maggioranza del pacchetto azionario. Vabbè, lui aveva quella teoria della filiera, esatto, sarebbe esatto. compatibile, certo, no? Certo. Non mi pare, solo che da febbraio che stiamo discutendo questa cosa, ho la sensazione che abbia trovato diversi intoppi. Che saltito, le cose vanno fatte in maniera ponderata. Sì, poi le società non è che le devi comprare entro il 30 giugno, insomma, teoricamente le puoi comprare quando ti pare, però è vero che se hai dei progetti e quindi devi impostare il lavoro in un certo modo, non puoi far arrivare, dico, a metà settembre, perché a quel punto là ti prendi quello che c'è. Assolutamente. Va bene, allora ci fermiamo per pochi istanti, in linea ancora Danilo Cinquino, e poi apriremo il discorso Teramo con le operazioni di mercato in entrata che saranno ufficializzate dal club biancorosso. Anzi, avremo la possibilità di interloquire in diretta telefonica con la DS Sandro Federico. A tra pochissimo. Eccoci qui, 22:03 in diretta su Rete 8 Sport, primo appuntamento estivo con il calciomercato in compagnia di Walter Nerone, Gianluca Colonnello che sta per dirci la panchina sulla quale si siederà il prossimo anno, e Luigi Toppeta. No? Non ci dici nulla? Top secret. Top secret. Stand by, situazione di stand by, ci sono tante trattative anche per quello che ti riguarda. Misteri del calcio. Devi, hai ragione. Sparare le più grosse. Sì. Spara le grosse che vedrai che qualcuno si prende da Bangkok. Uno che va là dice: io voglio lavorare. Noi peroriamo la causa di Gianluca da tanto tempo, ma non per piaggeria, perché è qui, perché davvero meriterebbe almeno una chance, non solo per la carriera di calciatore che è stata importante, ma anche per quello che ha fatto da allenatore, sebbene all'estero, anche se ha avuto delle esperienze in Italia, nella Siena e nel Borgo Abugiano. Voglio dire, a tutti si dà una possibilità, perché non si dovrebbe dare a un ragazzo intanto serio, capace, soprattutto che ha un'esperienza da vendere, no? Sì, è così, anche perché lui mette passione, poi non è che sta fermo, va in giro per il mondo, si aggiorna, osserva, meriterebbe di fare qualcosa di importante. Però bisogna essere tenaci, perché mai arrendersi. Per le cose grandi sono d'accordo con te. Bisogna aver pazienza. Bisogna aver pazienza. Il calcio è fatto in questa maniera. Certo. Io poi ho esperienza quando ho iniziato a giocare, quindi ho fatto la gavetta. Partendo dal basso, da zero sono arrivato da Solinà, quindi. Chi la dura la vince, assolutamente. Si dice così, e noi ne siamo certi. Per quanto ti riguarda, sempre in bocca al lupo, Gianluca. Grazie, anche se so che qualcosa si sta muovendo. Intanto Marchetti al Genoa non ce l'ha detto. No, Pierpaolo ieri sera l'ho visto. Marchetti al Genoa, non ce l'ha detto Pierpaolo. No, Pierpaolo l'ho visto ieri sera, mi sembrava tutt'altro che deciso. Sì. Semmai è la Sampdoria che c'è l'amico Marco Giambatti. Naturalmente parliamo di Federico Marchetti, ex portiere della Lazio, classe 83. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico, oppure c'è ancora... No? Ce l'abbiamo già, Danilo? No, allora stiamo per contattare Sandro Federico, DS del Teramo, perché mercoledì il club biancorosso annuncerà Piccioni, Di Renzo e Zenoni. Piccioni è un giocatore che conosciamo anche in Abruzzo, perché ha militato nel Lanciano nella stagione 2011-2012, era giovanissimo, soltanto 7 presenze in quella bellissima stagione, allenatore Carmine Gautieri, storica promozione in Serie B dopo lo spareggio di Trapani. Perché è fatto così? No, perché è stata storica effettivamente, perché il Lanciano partì, diciamo, non con i favori del pronostico, ovviamente. Ricordo perfettamente la presentazione di Gautieri, ricordo. Sì, molto. A luglio praticamente sembrava un ridimensionamento totale da parte della società dopo i grandi investimenti fatti negli anni precedenti. Solo che lì ci fu uno scatto di orgoglio di quel gruppo che io amo.
definire di coloro che fecero l'impresa, cioè Mammarella, Guidanti, sì, Di Cecco, eccetera. Lo zoccolo duro. Sì, che ragazzi che si guardarono in faccia, guardate, abbiamo fatto, siamo arrivati qua, abbiamo, diciamo, fatto finora non quello che forse la piazza si aspettava, cerchiamo di farlo, e misero insieme, certo, un bel gruppo, bel tra l'altro, gruppo, tra l'altro puntando su un calciatore che sembrava tra virgolette finito, veniva un infortunio serio con Pavoletti, sì, bravo, mentre poi si rivelò invece che fu decisivo, credo 15-16 gol, qualcosa Pavoletti, del genere, 17 forse. Sarno, bella squadra, Chiricò, sì, bella squadra. Quindi c'era un giovanissimo Margarita, mi ricordo. C'era un giovanissimo, fu una anche la stessa finale a Trapani, dove va in svantaggio, espulsamente giochi tutta la partita di 10, vinci 3-1. Cioè, sono quelle cose che ti fanno amare, certo, il calcio, sì, no? Perché vero, queste sono quelle cose che ti piacciono, che dicono lo sport. Fortunatamente non è così scontato. E infatti stavamo parlando proprio di quella stagione e militava in quell'anciano Gianmarco Piccioni, che tra poco vestirà la maglia del Teramo. Buonasera a Sandro Federico, DS del Teramo. Salve Sandro. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Stai lavorando alacremente per la costruzione del nuovo organico. Diamo per certi gli annunci, insomma, tra breve, di Piccioni, Di Renzo e Zenuni. Ci vuoi tratteggiare un po' le caratteristiche di questi tre giocatori? Piccioni, vabbè, lo conosciamo, lo scorso anno 11 gol nel Sant'Arcangelo, è il vero terminale della manovra? Sì, sì, l'attaccante bravo a far giocare anche la squadra, quest'anno è stato anche un bravo finalizzatore, bravo anche nella fase di assist, quindi giocatore completo, nel giusto momento, perché è ancora abbastanza giovane, quindi crediamo fortemente nelle qualità di Piccioni. Ecco, poi c'è Luca Di Renzo, un altro attaccante esperto, viene dalla Serie D, 20 gol nella Pro Sesto. Tra l'altro credo che sia stato espressamente richiesto, correggimi se sbaglio, da Zichella. Sì, il mister lo conosce molto bene, l'ha avuto in Serie D qualche anno prima, anche con lui fece tanti gol, ha una grande qualità che può giocare da esterno d'attacco a sinistra, ma anche da prima punta, perché è forte fisicamente, 1,90, e riesce comunque è bravo nell'uno contro uno e riesce anche ad adattarsi da esterno alto d'attacco. Quindi diciamo così, è un giocatore molto versatile, no? Perché effettivamente lui nasce esterno, poi se non vado errato nella Pro Sesto si è infortunato l'attaccante, il punto, diciamo, di riferimento centrale di quella squadra, si è messo a giocare centravanti e ha fatto 20 gol, dovrebbe essere andata così quest'anno, mi pare. Bravissimo, c'era D'Antoni, che è un attaccante che conosciamo, certo, e alla quarta, quinta giornata Di Renzo poi si è adattato a giocare da prima punta, quindi... ma lo ha fatto nella maniera migliore, perché è stato un anno importante, la Pro Sesto aveva anche una squadra forte con tanti elementi validi. Senti, per il centrocampo a breve anche l'annuncio di Federico Zenuni, che io non conosco, quindi se tu mi tratteggi un po' le sue caratteristiche. È una mezzala trequartista, classe 97? È una mezzala classica. Ah, mezzala classica, perfetto. Sì, è un italo-albanese, un nazionale albanese, italianissimo, un giocatore anche lui forte fisicamente, e anche questi tre acquisti stanno a dimostrare che vogliamo anche migliorare la struttura fisica della squadra, perché l'anno scorso probabilmente avevamo dei limiti anche da questo punto di vista, quindi anche lui va a rinforzare il nostro centrocampo e diventa anche un calciatore di proprietà, quindi proviamo a lavorare anche, certo, in prospettiva, quindi non per patrimonializzare, diciamo, no? Assolutamente sì. Hai detto bene, per dare più sostanza in termini di centimetri di peso, diciamo, specifico al reparto nevralgico, perché se non ricordo male effettivamente dei centrocampisti dello scorso anno soltanto Graziano, no, garantiva questa fisicità più o meno. Sì, sì. Ma la Serie C è un campionato difficile, un campionato dove alcune partite nell'equilibrio si risolvono anche sui calci piazzati, certo, e la componente fisica è fondamentale, quindi
vogliamo, vogliamo, ma anche questo, questo mondiale sta dimostrando che ormai un po' tutte le squadre puntano anche sulla fisicità, e anche squadre come dire, notoriamente più scarse delle altre riescono a creare problemi, come l'Islanda, la Svezia, come la Danimarca, insomma sono sì, tante nazionali che con questa caratteristica della grande fisicità riescono a creare grossi problemi anche agli avversari. Infatti il gap si è notevolmente ridotto. Nei prossimi giorni chiuderete anche per la mezzala Roberto Ranieri, classe 97, ex Alessandria e Cosenza, di proprietà dell'Atalanta, per Emanuele Matino, difensore, classe 98, ex Nocerina, di proprietà del Parma, e per l'esterno d'attacco Giacomo Zecca, classe 97, ex Piacenza, di proprietà del Sassuolo. È così? Siamo ancora in trattativa, abbiamo l'accordo con le società, abbiamo un ottimo rapporto con il Sassuolo, con il Parma, e quindi con le società nessun problema. Adesso dobbiamo trovare la quadra con i procuratori e i calciatori. Ecco, tra l'altro avete proprio aperto dei canali, no, importanti con società di categoria superiore, no? Il Parma, l'Atalanta, il Sassuolo, mi sembra una frontiera nuova questa rispetto al passato, no? Ma io probabilmente sono abituato a fare questo, perché una squadra di Serie C ha bisogno anche del supporto delle grandi, delle squadre di Serie A. Dico questo perché attraverso le valorizzazioni, attraverso anche un rapporto di che a fine anno ci possa permettere anche di poter vendere qualche calciatore, grazie a queste risorse le società riescono ad andare avanti. Ci sono tanti esempi positivi, e non può ogni volta l'imprenditore di turno mettere mano al portafoglio per limitare le perdite, soprattutto a questi livelli. Quindi vogliamo cambiare registro e stiamo portando avanti questa nuova idea, questa nuova politica, ma siamo convinti che si possa arrivare anche a un ottimo risultato pur con una politica di questo tipo. Mi sembra un discorso estremamente logico. Per quanto riguarda il portiere, è sfumato quasi definitivamente il Primavera Inter Marco Pissardo? Sì. Probabilmente andrà al Monopoli, ha avuto forse le garanzie che cercava, quindi probabilmente andrà al Monopoli. E quindi seguirà Beppe Scienza, che è stato confermatissimo alla guida della squadra pugliese. Ti sei arrabbiato tantissimo, abbiamo letto il tuo post ieri sul tuo profilo Facebook sulla questione Bacio Terracino, perché era uscita la notizia che ha allarmato tutti i tifosi del Teramo. Bacio Terracino, ricordiamo, 10 gol in questa stagione, sicuramente uno degli attaccanti più bravi nell'intero panorama della Serie C, un classe 92 ex Lumezzane, che era stato accostato al Renate. Niente di tutto ciò, il giocatore, lo diciamo, anzi lo puoi dire senza problemi in diretta, resterà a Teramo a meno che non arrivi qualche offerta congrua e interessante per il ragazzo da club di categoria superiore, dunque dalla B. Ma sì, confermo, ho voluto specificare, no, perché non ho mai parlato in questa fase di mercato di Bacio Terracino con nessuna società, non è arrivata nessuna richiesta anche di squadre superiori, ma non è nostra intenzione cederlo. Ripeto, siamo aperti a qualsiasi soluzione, ma insomma un giocatore come Bacio per noi è importante, e solo in caso di offerta importantissima si potrebbe valutare, ma ripeto, per una categoria superiore. Il Renate, al di là di tutto, non li ho mai sentiti, non so se è il procuratore che in qualche modo parla con le altre società, ma io non ho mai discusso con nessuno di Bacio Terracino. Ti faccio l'ultima domanda su Varas, un giocatore che ho apprezzato tantissimo due stagioni fa nel Lumezzane, e come del resto Bacio Terracino, entrambi giocavano nel Lumezzane. Ebbene, Varas magari quest'anno non ha dato quello che si aspettava, però bisogna considerare anche tutto il campionato del Teramo, che è stato un po' particolare. È un giocatore che può ricoprire tanti ruoli, è un giocatore estremamente generoso, molto serio, secondo me molto bravo, gli è scaduto il contratto, potrebbe restare, potreste pensare di trattenere Varas? Ma in questo momento è difficile, ma ripeto, proprio per le considerazioni che abbiamo fatto poco fa, perché anche Varas è un giocatore
non strutturato, non ah, ho capito. E lui insieme a De Grazia, Madio, insieme a Pacio Terracino, avevamo San Domenico, avevamo Ventola, tutti i calciatori che comunque messi insieme creavano qualche problema, perché ogni squadra deve avere anche una certa fisicità. Puoi permetterti uno o due calciatori, ma più di due secondo me a questi livelli non è possibile. Io sono per i giocatori bravi, per i giocatori forti, ma è normale che poi bisogna anche stare attenti agli equilibri. Certo. E se si vuole in qualche modo alzare l'asticella, penso che anche dal punto di vista fisico e atletico bisogna fare qualcosa di diverso. Quindi dispiace, Varas è un calciatore che stimo anch'io, che ho seguito in questi anni, ma nella nostra squadra probabilmente c'è bisogno di qualcos'altro. Perfetto Sandro, io ti ringrazio, ci lasciamo con una news di mercato fresca, no? Abbiamo tanti nomi e nei prossimi giorni inizieremo a stringere su alcune situazioni, dai. Perfetto, vabbè, io ci ho provato naturalmente. Grazie Sandro, in bocca al lupo, buon lavoro. Buonasera a tutti. Grazie ancora a Sandro Federico di S del Teramo, sono le 22:18. Allora, abbiamo già detto che il Belgio ha capovolto la situazione, quindi ai quarti di finale affronterà il Brasile. Lanciano 1920, come si sta comportando sul mercato? Ma io oggi leggevo che, ma lo sapevo, lo so, che si cerca un attaccante, che è forse quello che manca, ma molto bene. Io penso che la squadra sia una squadra d'altezza, anche per vincere il campionato di promozione. Non credo... L'obiettivo non può che essere questo. Ma sì, vince Lanciano non puoi che vincere queste categorie. Le vinci e fai né più né meno il tuo dovere. Cioè, assolutamente. È così. Queste sono piazze dove non devi solo vincere. Assolutamente. La possibilità c'è, quindi io penso che faccia anche questa volta un campionato di vertice, ma soprattutto un campionato vincente. Stessa cosa dicasi per Chieti, il nuovo presidente di Giovanni, tra l'altro attacco super, c'è stata la presentazione della nuova compagine societaria proprio giovedì scorso all'hotel Iacone di Chieti Scalo, dicevamo attacco super con la conferma di Catalli e poi l'ingaggio di Leccese che lo scorso anno è stato capocannoniere del campionato di eccellenza con 21 gol nel capistrello, soprattutto Micciche che io conosco perché l'ho visto spesso giocare nel Francavilla, è uno che in questa categoria davvero fa la differenza, 19 gol nel Francavilla Villa, due stagioni or sono in eccellenza, altrettanti gol nel Paterno tre stagioni fa, tra l'altro aveva militato anche nel Cilano, giovanissimo, due presenze nella stagione 2008-2009 in C2 con Giacomo Modica allenatore. Per quanto riguarda invece le altre compagini di Serie D, l'Avezzano, la novità più recente, l'ingaggio del terzino sinistro Ferdinando Sieno, classe 98, che andrà a prendere il posto di Lombardo, lo scorso anno ha militato nell'Aquila, poi la conferma di Dos Santos, altro giocatore che fa la differenza in questa categoria, e si continua a trattare con l'italo-argentino Jonathan Alessandro. Il Francavilla, abbiamo detto, delle conferme importanti, è stato preso però l'attaccante Cruz, 33 anni a ottobre, ex Vis Pesaro, è andato in doppia cifra negli ultimi 4 anni. Di Cecco e Mele potrebbero anche rimanere a Francavilla. Il nuovo allenatore Paolo Rachini, ex giocatore del Pescara, 3 anni di ottimi risultati direi come allenatore dell'Angolana in eccellenza, il neo DS Paolo D'Ercole. Nel Pineto invece, per quanto riguarda il Pineto, è stato ingaggiato l'esterno d'attacco Marco Villanova, classe 91, lo scorso anno nel Trestina, club umbro, 8 gol, ex maceratese, recanatese, anche San Marino in Serie C. L'Avastese sta trattando Vittorio Esposito, anche questo un ragazzo che non ha bisogno di presentazioni, classe 1988, Vittorio Esposito ha giocato nella San Benedettese lo scorso anno in Serie C, anche trascorsi nel Pescara, sfortunati perché esordì in Coppa Italia come ricorderai Walter a Torino, poi si infortunò e alla fine andò a giocare nel Matelica, ci fu quel problema, no? Ti ricordi? Sì, il problema si creò qualche... Vittorio Esposito o Caprari? O Caprari. E lì cominciarono i problemi tra Repetto e Sebastiani, poi tutto risolto naturalmente, Vittorio Esposito. All'inizio diceva che la Pietro Scandra era Mitri. Sì, infatti, classe 95, che ha giocato quest'anno nel Craiova.
Craiova, sì. E Craiova dove è finito Pigliacelli. Ha fatto, le coppe. Sì. E quindi Vittorio Esposito, insomma, Bolami lo vuole portare a Basto. Staremo naturalmente a vedere quello che accadrà. Sono le 22:22. Allora Gianluca Colonnello, è stato in religioso silenzio in questi 5-10 minuti, nel momento in cui abbiamo interpellato telefonicamente Sandro Federico, perché sta pensando se dirci finalmente dove andrà il prossimo anno. No, no, come? Non si parla mai prima. Però ci sono. No, stavo pensando a. Cioè, hai parlato degli acquisti, delle situazioni. Quindi ero molto, molto interessato. Oh, tra l'altro a San Nicolò il nuovo allenatore, non l'abbiamo detto, è Mirko Cudini, che ha un passato importante in Serie A come difensore del Torino e dell'Ascoli. Cioè giocato. Beh, Paolo, con Paolo, opportunità. Con Paolo abbiamo giocato insieme, Rachini, sì, a Francavilla. Ah giusto, siete nati entrambi nel Francavilla. Sì, abbiamo nel florido vivaio del Francavilla che fu, dopo insomma, ci siamo con Emilio Luciani. Giocavo con la Salernitana, sì. Ci siamo pure scontrati in altre categorie. Sì. Con la Salernitana, tra l'altro, vinse il campionato, credo, proprio di C1 con Delio Rossi in panchina, credo. Sì. Perché poi nel 97-98, no, forse anche quello di C1 di B, anche quello di B con Delio Rossi. Sì, ha vinto due, credo. Poi dopo è passato, si è trasferito a Pescara con De Cani. Francavilla abbiamo giocato insieme in primavera. E aveva un'elevazione incredibile, però soffriva. Grande fisicità. Aveva l'ernia, poi si operò e riprese la scalata. Beh, disputò, non so se ricordi, Walter, sicuramente sì, un grande campionato con il Pescara di De Canio, che sfiorò la promozione in Serie A. Bel giocò giocatore, davvero un grande Paolo, campionato. Sì, sì. Bel giocatore. Bel giocatore intelligente, tatticamente, magari fisicamente. Onestamente l'avevo perso di vista, però. Sì, adesso sta intraprendendo, insomma, da 3 anni la carriera di allenatore con buonissimi risultati dell'Angolana e adesso la possibilità di ben figurare alla guida del Francavilla. Torna dove ha iniziato. Sì, esatto. Torna dove ha iniziato. Hai visto che inizia un'altra bella storia. Chissà, noi glielo auguriamo di cuore. Allora, terminiamo qui questo primo appuntamento estivo con il calcio mercato, poi naturalmente venerdì ore 21 dal ristorante Bolsena di Montesilvano. Il Belgio purtroppo non lo sopporti. Grazie a Walter Nerone, a Gianluca Colonnello. Ecco, volevo chiedere anche a Luigi Toppeda, come andrà a finire con il Cesena, secondo te? Ma lì la situazione è pesantissima da un punto di vista debitorio. E oltre 70 milioni, va bene, diventa un problema. Io non so di quanta percentuale di questi 70 milioni siano di debito sportivo, perché dobbiamo ragionare così per salvare il Cesena da un punto di vista sportivo. Perché se si apre il fallimento del Cesena, chi acquisterà poi l'azienda sportiva Cesena dovrà riprendere il titolo sportivo alla FIGC e dovrà pagare però i debiti sportivi. E quindi bisogna capire quanto ci sarà, quanto ci sta di debito sportivo. È chiaro che 70 milioni conviene non ripartire dalla D. Certo, assolutamente. Perché non è un passivo insostenibile, cioè non è una buona cosa. Si fanno le scalate come ha fatto il Parma. Anche se poi Lugaresi, ho letto qualche intervista, si dice ottimista. Però, insomma, sul fatto che non fallisca? Sul fatto che possa disputare il nuovo campionato di Serie B. Ma la condizione è che non fallisca. Infatti, e se fallisce qualcuno lo prende prima dell'inizio del campionato. Certo. Diventa. Che mi sembra un po' la corsa contro il tempo. Una corsa contro il tempo potrebbe anche essere, se c'è un interesse vero, potrebbe anche essere autorizzata l'esercizio provvisorio. Per un cui po' quello che è successo a Vicenza. Sì, il curatore continua. Magari lo fanno fallire durante il campionato, così non perde il titolo. Fallire durante il campionato, però diventa. Se un c'è l'acquirente. Se c'è durante il campionato, fallire durante il campionato. Comunque, anche se fallisce durante il campionato, ripeto, se fallisce adesso. O comunque il campionato si deve iscrivere, questo è importante. Se si iscrive e poi fallisce, c'è la curatela che può continuare con l'esercizio provvisorio.
però se non riesce a iscriversi è finito. No, è chiaro, sì. No, dico, ci potrebbe diciamo stare, che più no che sì, insomma, ci potrebbe stare per non ricominciare dalla B, cioè, fallire al campionato in corso, iscrizione fa. Se fallisce al campionato se c'è in corso, una soluzione di prospettiva. Se fallisce al campionato in corso ci vuole, ci deve essere sempre l'esercizio provvisorio. Certo, e a fine campionato magari, ma anche nel quello che è successo a Vicenza, nel quello che è successo al Pescara, quello che è successo al Pescara subentra qualcuno, sì, certo. Sì, sì, quello che è successo nel 2008 al Pescara. L'importante è che si iscriva, perché se non si iscrive finito. Oh, invece sembra che abbia trovato i soldi il Bari, Giancaspro, so come abbia fatto. Ma Bari è, si parlava di 5-6 milioni, insomma. Ma Bari è una piazza anche lì dove si dice sempre tanto e poi si conclude poco. Però effettivamente, cioè, Bari, se riuscisse a trovare un finanziatore serio e una situazione, diciamo, di più stabilità, sarebbe una piazza straordinaria anche per farla stabilmente. Che scherziamo, stabilmente. Lì c'è un imprenditore giovane che ha un'ambizione pazzesca, ma non so se riesce a prendere il Bari, ma vorrebbe prenderlo. Come si chiama? Che c'ha Sly ha fatto una società di dilettanti con Sandro Tovaglieri, che è il direttore sportivo, e con una grossa disponibilità finanziaria. Lui ha in pratica in appalto i servizi di sicurezza in tutta Italia quasi, cioè, quindi è una persona, adesso non ricordo bene come faccia di cognome, però è stato diverse volte anche all'onore della cronaca per certe, anche per questa passione per il calcio. E comunque invece è fortemente in bilico, prima di chiudere, la situazione che si respira ad Avellino con il presidente nei guai per reati, presunti reati fiscali, abbiamo letto in questi giorni, quindi anche lì non si sa come andrà a finire. Punto interrogativo. Sì, ma questo purtroppo è il calcio da tanti anni. È così. C'è un'incertezza tra iscrizioni che non, che e non, più si non va avanti, vengono garantite, più situazioni di illecito sportivo, certo, che pesano come macigni sulle iscrizioni. Sì. Però bisogna vedere alla fine, come, perché molte volte si parla tanto e dopo, diciamo, la percentuale è piccolissima. Sì, però una cosa da risolvere, non so se siete d'accordo con me tutti e tre, prima di chiudere abbiamo ancora un minuto, bisogna cercare di risolvere il problema della giustizia sportiva, cioè i tempi sono biblici, dilatati, non è possibile. Ma che mica tanto, sai, ma Massimo, perché un processo sportivo in 30 giorni te lo fanno. Ho capito, però perché si deve sapere una penalizzazione? È l'istruttoria forse che è lunga. L'istruttoria è fondamentale. Però, non fai una buona istruttoria, il processo rapido non lo fa. Però dico, ma non si possono anticipare, non si può cercare di anticipare i tempi? Non è possibile proprio. Cioè, io faccio l'esempio del Sant'Arcangelo, che si salva col pareggio ottenuto con Ravenna e poi viene penalizzato e retrocede a fine campionato, cioè non si può sapere due giornate prima della fine del campionato. Questo è un po' là. Dei tempi tecnici che sono irrinunciabili, perché altrimenti il processo è nullo. Quindi sono già tempi molto risicati, perché se io parlo da difensore, ti dico che il processo sportivo è un processo dove i tempi sono veramente molto 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 stretti, per cui già è risicato, sembra un'enormità. No, io intendevo dire, forse mi sono espresso male, come diceva Walter, l'istruttoria, perché sì, l'istruttoria è troppo lunga. L'istruttoria ha dei tempi che sono direttamente proporzionali anche alla capacità dei singoli di fare istruttoria, ma anche dei mezzi che hanno. Ad esempio, un problema che sorgerà: prima gli illeciti sportivi, i processi per illecito, nascevano tutti, anzi recentemente, non prima, nascevano tutti dalle intercettazioni telefoniche, d'accordo? Certo. Cioè, che cosa succedeva? Le procure sparse sul territorio dello Stato, che indagavano sulle alterazioni delle gare, sugli illeciti sportivi rilevanti per il diritto penale, rimettevano gli atti alla procura federale per quanto riguarda. Gli davano già le carte buone. No, cioè, da lì riuscivi a capire e imbastivi il processo. Certo. Adesso, con il regime mutato delle intercettazioni, dove non si riesce ancora a capire di cosa bisogna fare documentazione, di quando può essere scritto, di quando non può essere scritto, addirittura adesso
nel regime penalistico, tu difensore devi andare ad ascoltare le intercettazioni in un luogo, quindi, non puoi, quindi è complesso, cioè, quindi diventa difficilissimo per gli inquirenti della FIGC imbastire un procedimento disciplinare, soprattutto in materia di illecito. È stato esaustivo come sempre, abbiamo l'esperto in materia, perciò l'abbiamo invitato. Grazie Luigi, io grazie, speravo di, insomma, mi dessi qualche soluzione che io auspicavo da tempo, invece pare che le cose... Già, insomma, sono tempi molto brevi. Purtroppo è così. No, quello che bisogna capire è una cosa utopistica, diciamo, la diciamo lì, tanto per dire, è che chi si mette nelle condizioni di, come quelle del Sant'Arcangelo, eccetera, deve capire che se arriva la sanzione, arriva, ed è una sanzione importante, allora cercate di fare le persone serie, questa è la verità. Questo sì, voglio dire, è imprescindibile quello che dici tu. Però io ribatto sempre sullo stesso tasto, perché cercate, bisogna aspettare calcio, tutto questo tempo prima di sapere se una società viene o meno penalizzata. Perché bisogna accertarlo, se non lo accerti, cioè non basta semplicemente l'indagine della Procura Federale, cioè, ma bisogna passare per il vaglio. E quindi i tempi sono questi. I tempi sono questi. Perfetto, grazie a Walter Verone, Gianluca Colonnello, grazie a Luigi Toppeta, esperto in diritto sportivo dell'Università LUM di Bari, grazie a Danilo Cinquino in regia, poi per l'attenzione, appuntamento a venerdì ore 21 direttamente dal ristorante Bolsena di Montesilvano, grazie ancora e buona serata. I just wanna be part of